In quel tempo, quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti, il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. La sua fama si diffuse per tutta la Siria e conducevano a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici, ed egli li guarì. Grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Con l'Epifania si chiudono i Vangeli dell'infanzia di Gesù. Gesù, sappiamo, nasce a Betlemme, poi si trasferisce temporaneamente in Egitto, questa a causa della persecuzione di Erode nei confronti di tutti i bambini appena nati. La fuga in Egitto riprende anche simbolicamente la storia della salvezza. Sappiamo infatti che la discendenza di Abramo, e più precisamente Giuseppe, il figlio di Giacobbe, portò il popolo in Egitto e dopo diversi anni da schiavo ne uscì libero, nella terra promessa. Ecco, in parallelo, Giuseppe, il babbo di Gesù, porta la famiglia in Egitto e poi, morto Erode, torna in Israele, precisamente a Nazaret, nel nord di Israele. Qui Maria, Giuseppe e Gesù vivono gran parte della loro vita e Gesù impara dal padre l'arte del falegname. Poi di Giuseppe non sappiamo più nulla, probabilmente muore quando Gesù è ancora un ragazzo. Ad un certo momento della sua vita, ispirato certamente dallo Spirito Santo, Gesù decide di lasciare Nazaret e anche sua madre, la quale però lo seguirà in penombra. E inizia l'apostolato e l'annuncio del regno.